Una mostra per la valorizzazione e la promozione delle industrie dell'artigianato sul territorio napoletano. Si chiama Napoli Eccellente ed è stata inaugurata al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi. Sono 24 le piccole e medie imprese ad alto tasso di innovazione scelte attraverso il primo bando pubblico per il sostegno alle imprese promosso dalla Fondazione. L'esposizione rappresenta il primo importante risultato del più ampio progetto istituzionale Memoria, museo per la valorizzazione delle imprese napoletane, volto a perseguire uno degli obiettivi principali della Fondazione, la promozione nazionale ed internazionale delle eccellenze artigiano-industriali del napoletano. Lo sottolinea anche Roberto Race, segretario generale della Fondazione. Con questo bando la Fondazione Valenzi attiva la sua terza anima, quella attenta allo sviluppo del territorio, quella attenta allo sviluppo delle nostre imprese. Da oggi fino a fine mese la Fondazione ospiterà le migliori eccellenze di questo territorio che si raccontano con una foto e vogliono iniziare a lavorare assieme per raccontare la Napoli eccellente.